Via. Una giornata ben riuscita a mio avviso. Quelli che erano gli obiettivi di far uscire le persone con una ventata di ottimismo, a mio avviso è stata accolta in pieno. Abbiamo ospitato un evento straordinario, poi abbiamo portato 19 rappresentanti delle sedi estere di Emital del mondo, coordinati dal direttore di marketing e promozione, e li abbiamo messi in confronto con l'economia turistica della destinazione Costa da Marfi. Cosa sono usciti? I nodi questa destinazione li ha, ma si è parlato semplicemente di grandi opportunità e della possibilità di instaurare un rapporto che dia dei vantaggi reciproci fra un sistema, un ecosistema che viene anche rappresentato da soggetti portatori di interessi, come in questo caso anche la rete di sviluppo turistico della Costa da Marfi, e un'agenzia nazionale che la sua missione è quella di promuovere e sostenere azioni sostenibili di promozione e di valorizzazione. Una giornata con un grande entusiasmo, molto positiva, e credo che abbiamo messo insieme un mix di talenti, chi lavora all'estero con passione, grande professionalità, che abbiamo scoperto oggi con i loro volti, con le loro storie, con un'età giovane, e dall'altra parte un'imprenditoria che è inutile, questo evento forse non aveva bisogno di farlo uscire, ma che con grande capacità di fare impresa, con responsabilità nel farlo e soprattutto molto molto attenta alla tenuta sostenibile di quello che è l'appropriazione di valorizzazione delle proprie imprese.